vicini, ragazzi, cantiamo insieme. Eli ti saluta anche la Cri. Ciao Davide, ciao Caterina. Io amo fare quelle cose in playback. Oggi è il mio giorno, ragazzi. Insieme. Solo quando lo fai ti rendi conto di quanto tiene la nota quest'uomo, quanto la teneva. Non si può finire prima con Pavarotti, è un insulto, ragazzi. E vai! Ok, ragazzi, adesso inizierà un'altra musica. Allora, questo inizio chiaramente era... voleva essere proprio profetico, perché quando lavoriamo per la nostra libertà, questa settimana è la settimana dedicata al tema della liberazione dall'etimologia, quindi della libertà, ok, dell'essere liberi. Noi quando lavoriamo per essere uomini liberi, noi vinciamo, punto. Non ci sono però e non ci sono ma. Allora, ragazzi, prima di iniziare a parlare di questo argomento, l'argomento è proprio come tenerti stretto ciò che è tuo, come non farti rubare ciò che è tuo. Voglio insieme a voi cantare profeticamente questa musica, ascoltando proprio le parole, perché le parole sono una dichiarazione profetica, sono una dichiarazione di fede. Quindi noi iniziamo pregando e dichiarando profeticamente la nostra libertà. Tu che sei là a casa, salta e soffia. Soffia la sua mano. Questa dichiarazione sulla tua libertà. Soffia. Alleluia. Alleluia. Io non vivo per ciò che credo, invece vivo per ciò che credo. Sentite che dichiarazioni di libertà. Io non guardo le circostanze, io credo nel tuo amore perché sono tuo figlio. Prima strategia per tenerti ciò che è tuo: conserva, preserva, proteggi l'allegria che Dio ha conquistato su quella croce con te per fede. Tu non vivi per ciò che vedi, tu vivi per ciò che credi. I tuoi occhi sono collegati a quelli di Cristo, a quelli dello Spirito Santo che vede per te, che manda i suoi profeti alla sua Chiesa, che ti ha parlato in questo periodo. I tuoi occhi sono collegati con lo Spirito, non con le circostanze. Cantiamo insieme. Vento soffia forte, il mare non mi annegherà. Vento soffia forte, la tua mano mi terrà. Io non vivo per ciò che vedo, invece vivo per ciò in cui credo. Dichiaralo sulle tue paure, dichiaralo davanti all'inferno, dichiaralo perché tu sei figlio di Dio. Alleluia! Oggi giornata mondiale della danza, danziamo sulla nostra libertà, popolo di Dio. Dichiariamolo. Questa allegria non mi lascerà. I miei occhi non sono puntati sulle circostanze, non sono puntati sui miei condizionamenti mentali. È l'allegria del Signore. Sappiamo, ragazzi, Cristo ha conquistato quella libertà per noi. Abbiamo appena fatto la Pasqua, ce lo siamo ricordati. Per cosa viviamo? Per
per ciò che vediamo, per ciò che crediamo. Dio ha mandato i suoi profeti alla sua chiesa in questo tempo per darci promesse, e dopo lo ricorderemo. Dichiamiamolo profeticamente, preghiamo. Preghiamo, l'allegria del Signore è la nostra forza. Io prego la gioia soprannaturale per il popolo del ministero Sabato e per tutta la Chiesa di Cristo. Diavolo, io inizio così, leggo le tue mani e quelle di tutto il tuo esercito lontano dal cuore della Chiesa di Cristo, lontano dalla mente della Chiesa di Cristo. Io chiamo quell'allegria, quell'allegria che dove tutto era compiuto su quella croce, perché noi valiamo e tu sei morto per la nostra vita. Noi difenderemo con la nostra vita questa gioia. Alleluia, e la racconteremo dal nord al sud e dall'est all'ovest nel nome di Gesù. Alleluia! Alleluia! Noi lo dichiariamo. E giù i capelli e sui capelli, ragazzi, devo metterli a posto. Questa è una dichiarazione di fede. Se abbiamo iniziato proprio pregando, intanto mi metto un po' a posto perché poi mi dovete vedere tutto il tempo con i pernacchi, anche no. Questa è una dichiarazione di fede, perché su quella croce, quando lui ha spirato tutto è compiuto, stava dicendo che tu sei valso, tu sei valso la sua morte, tu valevi quando eri solo una storia per lui, tu sei valso la sua morte. Lui ha conquistato la tua libertà su questa terra, a tal punto che lui viene il fine di Cristo, come tutti gli eroi in tutta la storia della letteratura e dell'universo, è quella di venire per liberare, non solo dal carcere i prigionieri, non solo per ridare la vista ai ciechi, lui viene per liberare il popolo dalla morte, perché lui viene per liberare il popolo dal peccato, e quella libertà è stata pagata a carissimo prezzo, e noi riusciamo a preservarla, noi riusciamo a proteggerla solo ed esclusivamente, Chiesa, se noi siamo consapevoli del valore che noi abbiamo. E lo Spirito Santo, appena il pastore Roslin, grazie pastore per questa opportunità, grazie per l'onore di poter questa sera dare un compendio con la mia voce, per ciò che lo Spirito Santo, e prego che, anche se ho già pregato, voglio farlo comunitariamente anche con voi, che io possa essere canale voce dello Spirito Santo per la nostra liberazione, per i fini dello Spirito Santo, per questa settimana sulla sua Chiesa. Là, quando lo Spirito Santo mi ha parlato, quando il pastore mi ha dato il focus di questa diretta, lo Spirito Santo, la prima cosa che mi ha detto è: ricorda alla mia Chiesa il suo valore. Perché senza la consapevolezza del suo valore non potrà avere la giusta consapevolezza dell'autorevole. Quantiezza ci sono? Tantiezza, ma è così, è così, è quello che mi ha detto. Quindi accettiamo tutti gli ezza, e mi ha detto: se non avrà consapevolezza del suo lavoro, del suo valore, non avrà consapevolezza della sua autorevolezza in Cristo, in me. Non riuscirà a godere e esercitare come soldato, come figlio, come sacerdote nella pienezza proprio dell'autorità che Cristo ci ha donato. Noi non riusciremo ad esercitarla. Molto interessante, ho seguito le dirette per capire come lo Spirito stava guidando la Chiesa, perché quando è lo Spirito che guida la Chiesa, certe cose non le dici solo tu, no? Senti che Dio, bene o male, no? Guida lo Spirito, mettendo nella bocca anche degli altri ministri quello che poi tu vai magari a completare con il focus che è stato dato a te nella tua predica. Ecco, io ho sentito per esempio la diretta che ha fatto Matteo, e anche la diretta che ha fatto Rosita settimana scorsa, dedicata proprio ai doni dello Spirito Santo. Sentivo proprio che quando poi sono entrati nell'ultima parte della loro diretta, lo Spirito Santo guidava loro nel pregare che l'autostima di tantissime persone fosse ricostruita, fosse compiuta da colui che compie ogni cosa in tutti, da colui che porta a compimento la buona opera in noi, da colui che
celeva alla sua statura e che continua questo lavoro meraviglioso di santificazione e di crescita dentro di noi. Entrambi, quando stavano pregando per la Chiesa, per il loro dono, mi sembra che Matteo fosse una parola di sapienza forse, di conoscenza, non mi ricordo più adesso, e poi c'era anche Rosita con il dono di fede, entrambi, prima di iniziare a pregare, lo Spirito Santo li ha guidati lì. La percezione del proprio valore. Bellissima la frase di Rumi che dice: voi sapete quanto costano i grandi prodotti delle grandi firme, dei bancali, di tutti i vari negozi del supermercato, ma magari non conoscete il vostro valore. È quel valore che ha mosso il cuore di Cristo per andare su quella croce. È quel valore che spinge, che fa da propulsore all'autorevolezza che noi abbiamo in Cristo Gesù. E perché vi dico questo? Perché è fondamentale per capire come mantenere ciò che è nostro, come recuperare ciò che è nostro, come non farci rubare ciò che è nostro. Quindi siamo uno step prima, non tanto come andarselo a riprendere, quanto proprio come mantenerlo, come tenercelo stretto. In questo caso credo che però alcuni di noi hanno proprio bisogno di andare a recuperare anche quell'autorevolezza di cui vi ho appena parlato, che proprio io so che è una parola che Dio mi ha dato per questa diretta. Perché vi dico questo, ragazzi? Che tempo stiamo vivendo? Un tempo chiaramente difficile. Tutte queste dirette sono state create proprio per sostenerci come Chiesa di Cristo, proprio per andare a nutrire la Chiesa di Cristo. E io, fin dall'inizio, credo che Dio abbia in questo tempo anche un po' vagliato la sua Chiesa. Io credo che questo tempo sia servito per tantissime cose. È servito sicuramente per capire a che punto eravamo, per esempio, con la nostra fede, quanto ci siamo preparati, quali sono gli strumenti che abbiamo immagazzinato in questi anni, in questo periodo, per il tempo malvagio, per il tempo difficile, quali sono gli strumenti che abbiamo accantonato perché siamo cresciuti e quindi li possiamo utilizzare perché abbiamo la capacità di poterli utilizzare, perché noi siamo cresciuti solo nel momento in cui non conosciamo un argomento ma possiamo praticarlo, cioè per esempio conosco l'argomento dell'autocontrollo ma posso praticarlo, allora sono cresciuto nell'argomento autocontrollo, cioè riesco a metterlo in pratica quando deve essere agito in quel momento particolare. Quindi in questo tempo sicuramente gli occhi di Dio hanno osservato, ci hanno osservato, oltre ad averci aiutato, e contemporaneamente anche i nostri, perché noi siamo una chiesa profonda. I figli di Dio sono chiamati ad essere profondi, non superficiali, per cui di conseguenza io credo che tutti noi, con questo tempo difficile, ci siamo guardati allo specchio e con lo Spirito Santo ci siamo confrontati, contemplando la sua immagine, ci siamo confrontati cercando di capire se gli strumenti che ci servivano per questo tempo, strumenti di fede sicuramente, e dove voglio focalizzarmi io, di autorevolezza, fondamentale per poter affrontare questo periodo. Se questi strumenti erano stati appresi, erano lì nella nostra cassetta degli attrezzi e siamo riusciti veramente a metterli in pratica. Perché? Perché sono i due attrezzi fondamentali che preservano e proteggono la gioia del Signore, che è la nostra forza. Fondamentale, autorevolezza. In questo tempo, ragazzi, abbiamo parlato tantissimo, fin dall'inizio, io personalmente ho sentito due grandi passaggi, tre in realtà, anche il passaggio della Pasqua, del sangue di Cristo sugli stipiti delle porte, però le due grandi parole che ho sentito fin dall'incipit, cioè dall'inizio di tutta questa storia, da parte proprio della Chiesa mondiale, partendo proprio dalla nostra Chiesa, sono stati il Salmo 91 e il Libro di Ester. Nel Salmo 91 non c'è solo tutta la parte, è bellissimo perché il Salmo 91 ci dà proprio l'idea della completezza di chi siamo noi in Cristo e di quali sono gli strumenti che in questo tempo proprio dovevamo agire. Sicuramente la fiducia in Dio, perché
c'è tutta la, okay, l'escalation di come lui ci protegge, ne piaga alcuna si accosterà alla tua tenda, mille cadrà al nostro fianco, 10.000 alla nostra destra, ma noi nulla si accosterà, io non temerò la peste che vaga nelle tenebre, la freccia che vola di giorno. Alcuni di noi l'hanno imparato a memoria solo nel tempo del coronavirus, ci chiediamo prima il Salmo 91 dov'era, ok? Il Salmo 91 va imparato a prescindere, perché noi siamo sempre in guerra. Amen. Oltre a quella parte però c'è un'altra parte importantissima, importante, che dice tu calpesterai serpenti e scorpioni. Quindi vediamo che Dio ci dice anche che noi appunto abbiamo autorità per farlo. Qui abbiamo un bellissimo binomio espresso nel Salmo 91. Ci dice se tu hai riposto in me, là verso i versi finali dice tu hai riposto in me il tuo affetto e quindi io ti salverò, perché noi abbiamo riposto in lui il suo affetto, lui ci dà la possibilità di avere autorità sulle tenebre, perché noi abbiamo creduto in Cristo, in quel nome noi abbiamo la possibilità di avere autorità sulle tenebre. Quindi quel salmo è espressivo, ci ricorda la nostra autorevolezza in Cristo Gesù. Ora, perché vi sto dicendo tutto questo? Perché in Incipit Dio ha parlato alla sua chiesa da buon comandante, da buon profeta, da buon tutto, da buon Dio. Non c'è un'altra parola che può sostituire la parola Dio. Dio è comandante, capo, è è proprio l'incipit della chiesa stessa. Dio parla per mezzo dei profeti, in questo caso parliamo anche semplicemente di noi, Ministero Sabaoth. Dio parla attraverso il pastore e dice chiesa all'inizio, non so se vi ricordo, inizio, fin dall'inizio, Dio ci dice andate, digiunate, prendete il libro di Ester come parola rema per questo tempo difficile chiamato tempo hashtag di coronavirus. Ed ecco che Dio ci dà quella parola, il Signore ha parlato, basta, basterebbe questo, non ci sarebbe bisogno di nient'altro. Non ci sarebbe bisogno di andare a caccia di belle notizie, non ci sarebbe bisogno di guardare 300 TG al giorno, non ci sarebbe bisogno di vedere come butta il vento, parlo non del vento dello spirito, perché Dio ha parlato. Allora la mia domanda oggi è, per confrontarci, perché è una domanda chiaramente che mi sono fatta io fin dall'inizio, quanto abbiamo vacillato? È bello, no? Farci adesso questa domanda, perché non siamo alla fine di tutto il problema, ok? Siamo ancora in una manovra di rientro, siamo proprio nel bel mezzo, però abbiamo passato tanto tempo in casa, diciamo abbiamo già affrontato nella nostra anima questo problema. Quindi la domanda oggi è a tutti noi, Chiesa, quanto non ho vacillato? Quanto i miei piedi sono rimasti radicati su questa parola? Quanto i miei occhi sono rimasti radicati sulle cose di lassù? Perché questo è il segreto, questa è la strategia per fare in modo che la tua fede non vacilli. Quindi importantissimo, per non farti rubare la gioia del Signore, ok? Per non farci rubare la gioia del Signore, è fondamentale che noi si appoggi i nostri piedi su quello che i profeti hanno detto alla Chiesa, se vogliamo supportare spiritualmente, emotivamente con la nostra vita un problema, senza che il problema ci faccia naufragare in esso stesso, senza che i nostri occhi stiano tutto il giorno a vacillare come l'onda, no? Come l'onda che non sai quando viene, non sai quando passa, senza che i nostri piedi affondino proprio nella tempesta. È fondamentale che noi si stia con i piedi e con gli occhi ancorati all'urlo dei profeti, alla parola dei profeti data per il tempo che tu stai vivendo. Era stata data una parola, Chiesa, e voglio prendere questo versetto. Vi ho raccontato, ma questo versetto voglio leggerlo insieme a voi. Siamo al capitolo 8, versetto 16 del libro di Ester e dice: i giudei poi erano raggianti di gioia. Prendiamolo dal 15, così lo riprendete anche a livello proprio di storie, di avvenimento. Mardocheo uscì dalla presenza del re con una veste reale viola e bianca, con una grande corona d'oro e un mantello di bisso e di porpora.
La città di Susa alzava grida di gioia ed era in festa. I giudei poi erano raggianti di gioia, di entusiasmo e di gloria. In ogni provincia, in ogni città, dovunque giungevano l'ordine del re e il suo decreto, ci furono tra i giudei gioia, entusiasmo, banchetti e feste. E molte persone, sentite, questo parla di conversione, molte persone appartenenti ai popoli del paese si fecero giudei, perché il timore dei giudei si era impadronito di loro. Quindi il capitolo 8 del libro di Ester, libro Rema, parola Rema, che lo Spirito Santo ha dato alla Chiesa di Cristo, almeno noi come Ministero Sabato abbiamo visto che poi è stato anche preso in considerazione proprio a livello mondiale questo libro, per questo tempo, dalla Chiesa di Cristo. Versetto 16 dice: i giudei erano raggianti di gioia, di entusiasmo e di gloria, fecero banchetti e feste. La fine, ragazzi, è meglio dell'inizio. Allora, torniamo a bomba boom. La domanda che ci dobbiamo fare oggi, ore 7:20, è: a oggi, come ho vissuto tutto questo tempo difficile? L'ho vissuta con i piedi e con gli occhi ancorati in questa parola profetica? Oppure l'ho vissuto con paura, l'ho vissuto con insicurezza, l'ho vissuto con patofobia, l'ho vissuto mettendo in discussione, dovendo ogni giorno per forza sentire la parola di quel ministro, di quel profeta, del pastore, perché sennò non riuscivo a riposare tranquilla nella barca? Come ho vissuto fino ad oggi? Non è un problema. Se l'hai vissuta male, se l'hai vissuta con insicurezza, se non l'hai vissuta tenendo i tuoi occhi ancorati su questa visione di fede, non c'è problema. L'importante è rendersi consapevoli per poter poi fare un upgrade, per poter poi migliorare e dire: no, Signore, ok, io desidero sviluppare gli occhi della fede, credo che debba fare proprio un salto di livello, la mia fede deve fare un salto, devo operare, Spirito Santo, opera una crescita dentro di me, perché io desidero vivere con gli occhi, soprattutto in questo tempo, ma sempre piantati oltre la cortina, là, in quel posto che tu hai conquistato per noi, oltre la cortina, cioè il cielo. Amen. Perché ci diciamo questo? Perché questo ha a che fare con l'autorevolezza. In Incipit cosa vi ho detto? Lo Spirito Santo mi diceva proprio: di alla mia Chiesa che per comprendere, per afferrare, per mantenere, per tenere ciò che è suo, è fondamentale che conosca il suo valore. Per conoscere il suo valore deve conoscere anche l'autorevolezza che ha in Cristo Gesù. L'autorevolezza è la strategia più importante che in questo momento Dio ci sta chiedendo di agire in questo tempo, perché siamo un esercito, ragazzi, siamo un esercito, Ministero Sabaoth, siamo un esercito, è la nostra bocca che sta cambiando le circostanze, è la nostra bocca che sta definendo come andrà a finire. È la nostra fede che farà la differenza. Noi siamo in uno stato di allerta, siamo in uno stato di emergenza. È fondamentale che l'esercito di Cristo conosca pienamente qual è l'autorevolezza a cui è chiamato, soprattutto se decidi di far parte di una chiesa che si chiama Ministero Sabaoth. Amen, ragazzi. Quindi ci volevo ricordare la parola profetica che è stata data alla Chiesa fin dall'inizio, perché in quel luogo, solo in quel luogo, noi troveremo la perfetta pace. La perfetta pace. E Dio non può, il diavolo, perché qui stiamo parlando di mondo spirituale, cioè come tenere ciò che è nostro, non potrà rubare la nostra gioia, non potrà rubare la nostra pace, e noi terremo ciò che è nostro. Ma per non farci rubare la fede, per non farci rubare la pace, per non farci rubare la gioia, è fondamentale che noi si riconosca la voce dei profeti. È fondamentale che noi si riconosca la voce dei profeti, perché chi riconosce il profeta ha dono di profeta. Quindi, cosa significa?
L'eredità che tu hai credendo in quella parola. La mia eredità in questo tempo qual è stata credendo in questa parola? È stata che non avevo bisogno di vedere notizie tutto il tempo che mi dicessero quanti erano i contagi. Io non volevo sapere come andava a finire, perché Dio mi ha chiesto di fare come la regina Esther, di pregare, di cercarlo e in quel cortile incontrare il suo favore. Questo ci ha chiesto come chiesa. Dio, che non è debitore di nessuno, si è espresso fin dall'inizio, non è che è arrivato a metà, è stato anche carino, misericordioso, fantastico, strepitoso, cioè ci ha dato subito, non è che abbiamo dovuto digiunare per avere una direzione, oddio non sappiamo dove andare, il problema stava per nascere, lui ha guidato subito il profeta della chiesa, bam! Ha dato subito la parola e in quella parola noi esercito, pa, 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 andiamo, procediamo. Questo significa che non sbagliamo mai tutti i giorni, che la nostra fede non vacilli. Certo può vacillare, ma allora come fare per mantenere la fede, la gioia, la speranza? Ritorno in quel luogo, ascolto, quando arriva il dubbio, quando arriva la pesantezza emotiva della tristezza di questo periodo, dei timori, tutti i timori che possono essere legati a tutte le situazioni difficili che noi stiamo vivendo, possibile perdita del lavoro, possibile perdita della salute, perché anche noi, anche se stiamo credendo pienamente in quel sangue posto sugli stipiti delle porte, noi sappiamo che la Bibbia non ci dice che le cose difficili non succedono ai cristiani, ci dice che lui sarà con noi fino alla fine del mondo, giusto? Per sostenerci. Però quando noi ci ascoltiamo e sentiamo che tutti questi sentimenti negativi stanno sorgendo nel nostro cuore perché siamo attaccati nella testa, come il pastore Genesi ha ricordato, la nostra battaglia, ok? Se noi ascoltiamo, la prima cosa che dobbiamo fare è contrastare con la parola profetica che Dio ci ha dato per quel tempo preciso. La parola profetica, cioè Dio stesso che parla alla propria chiesa. Quindi prima di tutto, come mantenere ciò che è tuo, in questo tempo fondamentale, perché è la tua forza, la tua gioia, la tua pace e la tua fede. Ascoltare la voce del profeta, perché Dio ha parlato e Dio non è figlio d'uomo per poter mentire. Tu dici questo e questo succederà. E io mi metto là, in quel luogo, anche fisicamente, con i piedi radicati a terra. Ok, anche la verticalità dell'uomo, proprio come Dio ci ha costituiti, ci parla di come noi siamo fatti. Piedi sicuramente piantati in questo mondo, cioè non è che dobbiamo vivere dissociati dal mondo e non sapere completamente cosa succede là fuori. Ogni tanto qualche notizia la sentivo anch'io, giusto per rimanere, ok, connessa con la realtà. Però, per dirlo un po' alla spagnola, però la parte superiore, ok, la parte superiore controbilanciava i piedi sulla terra, perché gli occhi erano quelli dell'aquila, perché gli occhi erano quelli che riconosceva nel profeta la parola di Dio, la guida che lui ha desiderato dare alla sua chiesa. Quindi fondamentale in questi giorni e nei giorni che verranno, chiesa, ricordati della parola che Dio ci ha dato. Ester 8:16, e faranno banchetti. Cosa ha detto poi? Dio abbondante in profezie, Dio che vuole consolare la sua chiesa, lo Spirito Santo che serve la sua chiesa nella consolazione. L'altro giorno ho avuto una bellissima visione nella settimana dedicata allo Spirito Santo, mentre eravamo proprio in riunione col team apostolico, il pastore, dello Spirito Santo con le ginocchia piegate, che serviva, che ci serviva, continuava a servirci e dava consolazione e dava visione e dava motivazione. Vedevo questo, proprio lo Spirito Santo inginocchiato che serviva la sua chiesa. È stata una visione strepitosa e dicevo grazie, grazie Signore, grazie, tu sei lì, ci stai servendo in questo tempo così difficile. E allora Dio, nella sua abbondante misericordia, cosa fa? Manda un altro profeta. Domenica scorsa chi è arrivata? Cindy Jacobs che ci dice: ci sarà un risorgimento della speranza. E allora ci ricolleghiamo alla voce di Esther 8:16. Cosa ha detto? Andiamoci a riascoltare la parola di Cindy Jacobs. Vedo delle agapi, vedo dei banchetti, agapi, dove sarete tutti insieme, dove condividerete. Cosa dice nel capitolo? Banchettarono, fecero feste, gioirono. Cosa
il pastore, tutti i profeti hanno detto in questo tempo, e l'avrete sentito anche voi, la voce profetica di Dio dentro di voi, cosa ci ha detto in questo tempo? Be the light, sii luce, tutte le parole degli altri anni ci hanno preparato proprio per questo momento. Esther, chi lo sa che tu non sia stata innalzata proprio in questo momento? Be the light, sii luce, amen. E cosa dice il versetto dopo? Immediatamente dopo fecero festa, banchettarono i tanti popoli intorno, per la paura dei giudei si fecero giudei. In questo caso non per la paura dei cristiani, ma per la paura del coronavirus, per la paura di una vita che viene meno, per la paura di un lavoro che ti ha lasciato per così col sedere per terra, l'ha detto proprio in modo papale papale, per il dolore di quel familiare che hai perso. Ecco, per questo dolore tanti si convertiranno, per quello stiamo facendo tutte queste dirette, per quello stiamo invitando amici, amiche per ascoltare la parola di Dio, perché Dio si è pronunciato. E allora noi, popolo di Dio, conserviamo e non ci facciamo rubare la fede, la pace, la gioia del Signore, che è la nostra forza fino ad oggi. Ok, oggi deve servire, il mio desiderio è che oggi noi proprio ci facciamo appunto quella domanda. Fino ad oggi come ho vissuto? Con gli occhi puntati in questo? Non ho vacillato, ho agito la mia autorevolezza con la mia voce, con la mia posizione interiore, l'ho agita, oppure ognuno di noi ha la propria storia, ognuno di noi si risponda, ognuno di noi si dica la verità come ce l'ha nel cuore, perché ognuno di noi sa dove deve crescere e lo Spirito Santo è qui oggi pronto per farci crescere insieme, Chiesa. Amen. Quindi questa è una strategia fondamentale. Voglio parlarvi di altre strategie fondamentali per mantenere ciò che è nostro. Amen. Siamo, ricordo, nella settimana della liberazione stiamo parlando, tanto vengono 300 messaggi, di mondo spirituale, no? Angeli e demoni. Ecco, fondamentale dirci una cosa. Io amo tantissimo, potete andare anche a vedere una mia predica che si intitola Conquista il tuo miracolo, non mi ricordo più bene, ma il motive è questo, ok? Come conquista il tuo miracolo, Chiesa, bla bla bla, questo è. E io mi ricordo che lì proprio ricordai una pubblicità, ragazzi, che rimarrà profetica, ve la devo spiegare perché non credo che tutti se la ricordino, non so quanti anni fa risalga questa pubblicità, ma per me, ragazzi, è di un'espressività che ogni tanto me la dico, io guarda, la uso come si può dire, pubblicità profetica della mia esistenza, bellissimo, pubblicità della Fanta, ragazzi, pubblicità della Fanta, abbiamo lui che va dallo psicologa e racconta dei suoi sogni, sogni in cui lo inseguivano, ne succedevano di tutti i colori, cercavano di ammazzare, di tutti i colori, a un certo punto si vede lui nello stanzino con lo psicologo, silenzio, finito di raccontare i sogni e le sue turbe, e lei gli dice: ma tu l'aranciata, o lei, l'avevi pagata? E su questa frase c'è il botto. E noi ce lo dobbiamo dire ogni tanto. Risitano, ma tu l'aranciata, l'avevi pagata? Cosa significa, ragazzi? Significa che un'arte quasi magistrale dell'essere umano è quella di demandare al diavolo e al mondo spirituale la propria responsabilità personale. Quindi, in questa pubblicità, in qualche modo, noi attraverso la Fanta, cosa che io non so, purtroppo non sostengo perché le bibite gasate non fanno bene alla salute, però ecco, questa pubblicità fa proprio bene alla salute emotiva, ci fa proprio bene. Ma tu, l'aranciata, adesso ditelo proprio tu col tuo nome personale, non so, Giovannino Risitano, ma tu l'aranciata l'avevi pagata? È importante, perché? Perché noi siamo lì, ci concentriamo, ci focalizziamo sul mondo spirituale quando le cose non vanno bene e magari non ci siamo ancora chiesti cosa non abbiamo fatto noi, dove dovevamo arrivare noi, non siamo arrivati. Parlo anche proprio di interiorità, non solo di cose pratiche che non funzionano, di quel lavoro che devi trovare ma magari non mandi il curriculum, c'è un esempio proprio banale che ci può far ridere. Parlo dell'interiorità, dato che stiamo parlando di libertà, parliamo dell'interiorità per esempio, quindi la liberazione dalla paura, la liberazione dalle insicurezze, ma tu la tua parte l'hai fatta,
perché noi veniamo da un altro anno, ragazzi, noi veniamo dall'anno Radical, giusto? O sto sbagliando? No, l'anno Radical era l'anno scorso, se non sbaglio, ok? L'anno Radical parlava di radici, parlava di andare in fondo, parlava di capire pienamente. Pensate che Dio in tutta la sua onniscienza e preconoscenza non sapeva del periodo di adesso che stiamo vivendo? Ci stava preparando anche lì, come in Be the Light, come insieme, la parola insieme, ci stava preparando per questo momento, mai stati così linkati in questa parola così bombasticamente profetica come quella di quest'anno, link, troviamo dentro tutte le parole perché Dio porta a compimento, no, la sua parola, non... Lui vigila finché non porta a compimento ciò per cui l'ha mandata, finché non la finalizza. L'anno scorso era Radical. Allora, siamo andate a capire le radici, per esempio, i motivi delle nostre insicurezze, delle nostre paure. Perché vi dico questo? Perché c'è una parte che dobbiamo fare noi. In questo caso, per esempio, qui non possiamo aprire, tanto guardo l'orario, non possiamo aprire la parentesi, no? Cura d'anima, perché... non è questo il posto, ci vorrebbe troppo tempo, però la legge è questa, noi dobbiamo fare la nostra parte e poi chiediamo a Dio di fare la sua, noi facciamo il nostro possibile. Ho ricordato in questo tempo durante le mie dirette in Overflow, che di solito faccio venerdì alle ore 14, che è bellissimo, no? L'immagine di Mosè, la liberazione per eccellenza, arriva fino al mare, lui fa il suo, cioè fa da profeta, parla al popolo, loro ci credono, sulla parola di Dio agiscono, camminano coraggiosi, escono dall'area, quella per chiamiamo l'area di comfort, l'Egitto è oltre, ok? Parliamo di un'area proprio di schiavitù, per cui oltre il comfort, cioè decidono di avere coraggio, però poi c'è il mare, lì loro non possono più agire azione umana. Lì non viene più richiesto di fare il loro possibile. Lì, in quel luogo, davanti al mare, ecco che l'uomo ha bisogno di Dio, riconosce la sua dipendenza. E allora Mosè alza il bastone e chiede l'aiuto di Dio. Ma alza il bastone, chiesa! Alza il bastone, cioè agisce l'autorità che Dio gli ha dato. Quindi abbiamo... il punto di equilibrio bellissimo, abbiamo l'uomo e il mare, ma tra l'uomo, il mare e Dio, cioè tra l'uomo, il problema è Dio, lui alza il bastone, quindi l'autorità che Dio aveva delegato a Mosè in quel momento nel suo nome. Se non avesse alzato quel bastone, che era simbolico, non so come sarebbe stata scritta la storia. Lui ha agito autorità credendo in lui. Amen? Quindi, sicuramente... un mondo spirituale esiste, ma noi per, come prima cosa dobbiamo chiederci se l'aranciata l'abbiamo pagata, se abbiamo fatto il nostro tutto, il nostro possibile per poter andare poi con un cuore consapevolmente onesto davanti a Dio dicendo «Migo fai tu, detta lui desan, dato che il focolaio le stai qui, all'od posso permettermelo anche diretto, il focolaio in coronavirus». Migo fai tutto, adesso fo, proprio, ognuno lo dica nel proprio dialetto, diciamo ognuno nel proprio dialetto, adesso fatto, adesso cosa faccio? E lì agisci la tua autorità, quando tu hai fatto il tuo ed ecco che chiedi a Dio, quando tu hai fatto il tuo ed ecco che non devi sottovalutare le astute macchinazioni del nemico. Quindi il nemico c'è, esiste, certo che c'è, esiste. Il pastore ce l'ha ricordato anche domenica durante la predicazione. Non dobbiamo vivere in funzione della sua esistenza, ma dobbiamo ricordarci che però esiste e non sottovalutarlo, perché il punto di equilibrio dell'essere umano qual è? Piedi radicati sulla terra, abbiamo detto, occhi puntati nel cielo. In questa dimensione che Dio ci ha dato c'è tutto il nostro equilibrio, quindi piedi radicati sulla terra, noi facciamo il nostro tutto, il nostro possibile, poi con gli occhi puntati nel cielo noi dobbiamo rimanere sensibili al mondo spirituale, perché sappiamo che per esempio se abbiamo parlato appunto di mondo emotivo, abbiamo una breccia nel qualsiasi tipo di breccia, ok? Parliamo in questo momento della paura, focalizziamoci su quello perché stiamo parlando di non farci rubare la fede, la gioia, la pace in questo tempo di hashtag coronavirus, bla bla bla, nel giorno malvagio, ok?
In quel momento lì noi dobbiamo rimanere con gli occhi puntati là, gli orecchi sensibili e sapere quando quella situazione è esagerata, troppo esagerata, non dipende più da te. C'è un'esagerazione, in quel momento io agisco le strategie che Dio mi ha insegnato e che la sua parola mi insegna e che noi come esercito spirituale dobbiamo sapere, deve far parte del nostro DNA, digiuno, preghiera e presa a disposizione spirituale con le parole, la nostra bocca. Qualcuno dice che il diavolo conosce il numero delle scarpe, è vero, la Bibbia dice conoscerà, tu calpesterai serpenti e scorpioni, io vi dico il diavolo conoscerà il mio labiale, ragazzi, perché io, finché morte non mi unisca a Cristo, io userò questa bocca come spada, come Cristo ha fatto quando è stato tentato in quel deserto, ed è stato tentato in tutto per tutto, quando è stato detto buttati giù, Dio verrà a salvarti, è stato come un'anticipazione della croce, vieni giù, vai, vai, re dei Giudei, perché non chiami gli angeli di Dio, dato che sei figlio di Dio, che ti vengano a salvare? Lui è stato tentato là dal diavolo, quando gli ha detto se ti butti giù Dio ti verrà a salvare, è stato tentato prima, così che lui potesse essere consapevole se poi su quella croce si sarebbe venuto, cioè avrebbe chiesto poi aiuto a Dio per venirsi a far liberare dagli angeli, e invece no, lui ha usato per la parola di Dio, ha usato la parola di Dio in tutto il tempo nel deserto, quando lui poi è stato tentato in quel momento preciso al diavolo, per scacciare il diavolo. La tua fede deve operare nel tuo cuore, ma deve essere agita dalla tua bocca, e devi prendere autorità e fare battaglia spirituale quando non dipende più da te, quando tu hai fatto tutto il tuo possibile, quando senti che la situazione sta esagerando e quando sai che normalmente dietro ogni breccia c'è un'influenza spirituale. C'è un'influenza spirituale, tu puoi essere oppresso in quell'area dal diavolo. Puoi essere, il pastore ci ha ricordato anche dell'indemoniamento, lo esprime molto bene nella predica che ha fatto domenica, se non l'avete ascoltata andatela a sentire, ma se non siamo indemoniati possiamo essere anche semplicemente oppressi, perché quell'area è scoperta, non l'abbiamo lavorata abbastanza, non siamo stati radical, non abbiamo fatto il nostro lavoro, oppure stiamo facendo il nostro lavoro, abbiamo fatto il nostro lavoro, sto parlando in ogni area della vita, dove tu sei debole in questo momento, perché l'obiettivo è conquistare ciò che è tuo, cioè la libertà che Dio ha pagato a caro prezzo su quella croce, per cui là nella tua area di debolezza adesso, in questo momento, tu devi capire che se non sei stato radical e non hai fatto tutto ciò che riuscivi, probabilmente, il diavolo verrà per opprimerti spiritualmente, oppure sei, hai già tentato di fare di tutto e hai bisogno di un intervento divino, perché ricordiamoci, non ci sono schemi in Dio, la Bibbia ci dice perché era cieco, per chi ha peccato, lui, i suoi genitori, perché? Non c'è un perché, è perché doveva dare gloria a Dio. A volte alcune guarigioni sono così, appartengono solo al mondo spirituale. E allora noi dobbiamo rimanere sentinelle, in ascolto, conoscere bene tutta questa realtà e sapere come agisce la nostra autorevolezza. Terza strategia, ragazzi, l'intimità. Terza strategia spirituale per tenere ciò che è nostro: fede, pace, speranza, e abbiamo detto conquistare la libertà, settimana della liberazione. Quanti di voi ha messo davanti le proprie brecce, le proprie aree di conquista in quel luogo, oppure quel marito che si deve convertire, quel figlio che si deve convertire, quel lavoro che deve arrivare, perché ci sono anche le circostanze esterne a volte difficili, ok? La terza strategia è l'intimità, l'adorazione e la lode rompono il gioco dell'avversario. Chi ce lo ricorda? Ancora una volta, ragazzi, il libro che Dio ci ha dato come parola rema. Ester si presenta nel cortile del re e trova grazia dopo che ha digiunato e pregato.
trova grazia. Il cortile ha proprio a che fare con il luogo intimo, è una rappresentazione spirituale e simbolica del luogo intimo. Noi che ci incontriamo nel cortile con Dio, quella presenza che abita qui dentro, perché il cortile di Dio è là, è il centro del nostro cuore, questo è il Tempio, in quel luogo, a volte quando non ce la facciamo più, Dio ci chiederà semplicemente di adorare. Cosa è successo settimana scorsa, nella settimana dello Spirito Santo? Avete seguito le dirette bellissime, anche quando il pastore doveva predicare fare lo studio sul ministero apostolico, e Dio cosa ci ha portato a fare? Ad adorarlo. A volte Dio farà semplicemente questo, quando dovrei essere libero da quel peso, libero da quell'ansia. A volte semplicemente ti chiederà di cercarlo, e il luogo dell'intimità col Padre spezzerà il giogo dell'avversario e l'oppressione. Allora, per concludere, queste tre dimensioni di cui vi ho parlato, cioè la responsabilità personale, ricordatevi, ma tu l'aranciata l'avevi pagata, quindi il nostro possibile. La battaglia spirituale, quindi la nostra bocca, ciò che devi dichiarare, legare e slegare. E qui apro e chiudo parentesi, Matteo 17:17, bellissimo. Quando l'uomo viene chiedendo a Gesù, ti prego Gesù, ti prego, libera mio figlio, perché a volte si butta nel fuoco, a volte si butta nell'acqua, è epilettico, per cui liberalo. Sono andato dai tuoi discepoli, ma non sono riuscito a liberarlo. Cosa risponde lui? Oh generazione, quanto ancora dovrò sopportarvi? Io vi dico che se voi aveste solo un granello di senapa, non so, è cacofonissimo dire senapa, però si dice anche senapa, se fosse solo un granello di senape, per dire a questa montagna di spostarsi e gettarsi nel mare, questa montagna si sposterebbe e si getterebbe nel mare. Di cosa stava parlando Gesù e i suoi discepoli? Io vi ho dato un'autorità delegata. Stava parlando di una fede agita su una autorevolezza, sulla consapevolezza che lui era stato colui che li aveva delegati a questo. Li aveva delegati. Loro potevano farlo, ma loro non hanno creduto in questo, non hanno avuto fede in questo. Il centurione sì, io so che sulla tua parola mio figlio sarà guarito. Ha creduto nell'autorevolezza di Cristo, e noi dobbiamo credere in questa autorevolezza, quindi agire autorevolezza facendo battaglia spirituale. Dopo vi riporto un esempio molto pratico prima di pregare. Dopodiché l'adorazione. Quindi a volte Dio ci chiederà semplicemente di adorarlo, e in quel luogo l'oppressione spirituale si dissiperà, perché in quel luogo noi troviamo grazia come figli e lo Spirito Santo dispensa tutte le sue bellezze e il suo amore là in quel luogo. Allora queste tre, l'unione, se avessi qui una lavagna ve lo farei vedere, ma veniva, ci ho provato ma veniva troppo, insomma, provate a crearvi una mappa mentale, a pensare. Fate tre insieme: responsabilità personale, presa di posizione spirituale, quindi battaglia spirituale, e intimità. La trilogia messa insieme, integrata, ci dà un grande insieme, l'autorevolezza. Queste tre aree danno l'autorevolezza, queste tre aree ci danno l'autorevolezza. Dove siamo deboli? Oggi ce lo dobbiamo chiedere, perché noi vogliamo migliorare, Chiesa, noi vogliamo migliorare. Tutto questo tempo sicuramente ci è servito per capire dove potevamo migliorare. In tutto questo tempo sicuramente lo Spirito Santo ci ha fatto vedere quali erano le nostre ali deboli, sicuramente ci ha parlato anche se noi non volevamo ascoltare, magari alcuni di noi erano ricchi col collo duro, non volevano sentire, l'orecchio tappato. Impossibile che lo Spirito Santo non ci abbia parlato su dove dovevamo crescere in questo tempo, perché è un tempo di grande crescita, e noi esercito di Cristo siamo chiamati ad agire questa autorevolezza con gli occhi puntati su Ester 8:16. Amen. Un breve esempio personale: quando nel primo tempo, quando ci siamo sposati io e Julie, c'erano tante cose che dovevamo lavorare e sistemare dal punto di vista caratteriale. Quindi colloco questo esempio dentro tutto ciò che vi ho detto, alla fine, perché in un esempio tutto arriva, ok? Io cosa ho fatto? Io ho fatto tutto il mio possibile
tutto, io sto parlando dell'umano, per poi arrivare oltre. Io ho fatto tutto, mi sono ascoltato, ho avuto il coraggio di andare dentro, di capire quali erano le mie brecce che facevano, che collimavano con le sue, che facevano gancio con le sue per capire dove io dovevo migliorare. Sono andata in fondo, ho cercato di essere radical con denti e con, fino all'ultimo dei miei nervi, del midollo osseo. Ho penso, con i denti. Vedete questa mascella? Dio l'ha creata. Motivo ci sarà, perché vi dicevo che il diavolo conoscerà il mio labiale, ecco, conoscerà anche la mia mascella, è espressiva per un motivo nella vita, no? Perché, ok, io morso perché l'obiettivo per me era essere donna libera, perché in quella libertà e nel mio valore e nella costruzione dell'autostima, perché potesse essere agita per questa generazione, là c'era la mia libertà pagata a caro prezzo su quella croce. E l'obiettivo per me era ad essere una donna libera in questa terra, schiava di Cristo Gesù, ma libera in questa terra. Quindi ho fatto di tutto, tutto il mio possibile per non avere paura e affrontare i mostri interiori, ok? Ma non ho sottovalutato il mondo spirituale. E quindi ho fatto 40 giorni per iniziare, poi sono andata avanti anche gli altri anni. Vi sto dicendo lì, 40 giorni di preghiera e di digiuno. E dopo quei 40 giorni di preghiera e di digiuno c'è stato un upgrade nel nostro rapporto. I problemi sono ancora andati avanti. Alcuni sì, perché finché non sono risolti nell'anima continueranno ad andare avanti. Ma perché c'è stato un upgrade? Perché in quelle ferite di tanto tempo comunque c'erano delle oppressioni spirituali quando noi avevamo a che fare con noi due, no? Anche quante cose saranno state agite in questo tempo di coronavirus insieme in casa? Quanti problemi saranno venuti ancora fuori che Dio ci ha detto che dovevamo migliorare anche in coppia o con i figli? Tanti! Ok, in questo tempo anche ci sono stati momenti in cui, per esempio, lui eravamo. È stato un bellissimo tempo, proprio perché abbiamo lavorato tanto prima in Giulia. Ma ci sono stati momenti in cui c'era un nervosismo che era eccessivo, un momento in modo particolare eccessivo. Io ho capito che non era naturale e sapevo che cosa stavamo andando a fare, perché poi avevamo delle dirette, delle cose importanti da fare. Quindi io sono rimasta con le orecchie, ting, là, e ho detto: ok. Ho cucito la bocca e ho detto: battaglia spirituale, perché questo non è naturale. Allora, in quel momento, tu cosa fai? Fai tacere la rabbia, fai tacere la tua bocca, perché chi sa dominare la bocca, sappiamo anche nel cibo, sa dominare il diavolo, l'autocontrollo. Perché? Ma perché? Perché ho capito, avevo gli occhi aperti, ho capito che non era nell'ordine naturale delle cose. Ho capito che devo prendere autorità spirituale. Allora lì non c'entravo più io, però io ho fatto comunque la mia parte. Come l'ho fatto? L'ho fatto obbedendo, sono stata zitta, non ho aumentato tipo la discussione, perché ho capito che c'era oppressione. Esiste il demone del nervosismo? Certo che esiste il demone del nervosismo. Una volta mi ricordo mi stavo per svegliare e parlo proprio di anni fa, ero nel dormiveglia. E vedo un demone, non ero ancora sposata, ero a casa di mia madre, e nel dormiveglia vedo un demone di nervosismo che mi rincorre e mi prende da dietro e mi conficca un pugnale qua sul collo e mi si attacca alla schiena. Avete presente? Veramente, proprio le scene tipo i Power Ranger, quella roba lì. E lo Spirito Santo mi dice: tu ti alzerai e sarai nervosa senza motivo. Ragazzi, io mi sono alzata, la Iena Furens, che non è nel mio carattere, perché chi mi conosce sa che bene o male la pace cammina con me, nel senso, sono tra, nel senso, faccio anche come lavoro, no? Benessere, bla bla. Non è, diciamo, capita anche a me di essere nervosa, ma non è nel mio ordine naturale del carattere. Fighi se ero ienata quel giorno, ma una Iena Furens mi è venuta. Ho capito, però Dio cosa ha fatto? Mi aveva avvisato prima, ho preso autorità su quel demone e sono stata serena e tranquilla, perché c'è anche un demone dedicato, proprio dedicato al nervosismo. Quindi non sottovalutiamo il mondo spirituale. E vi facevo questo esempio per dirvi che noi dobbiamo sapere dove finiamo noi e dove inizia il mondo spirituale, mettere in pratica tutte queste strategie. Amen. Amen, ragazzi. Quindi io adesso voglio finire, concludere, ok? Pregando insieme a voi, pregando insieme a voi, dichiarando insieme la nostra libertà.
come Chiesa, prendendo autorità. Io voglio proprio oggi pregare per voi, con voi, dichiarando, perché la parola di Dio dice che la preghiera concordata è potente, che quando due o più persone si uniscono insieme, quello viene dato loro, perché la parola di Dio dice che basta un granello di senape perché quella montagna può essere gettata nel mare, perché la parola di Dio dice che noi con la nostra bocca, con la sua parola, in tutta la tentazione nel deserto, possiamo contrastare il nemico. E io quindi voglio oggi legarmi proprio al vostro desiderio di essere liberi in quell'area della vostra vita. Mettetela là davanti ai vostri occhi, mettetela là, là in questo momento. Io voglio pregare per voi e con voi. Amen? Per ciò che è vostro, per ciò che è vostro, perché ciò che è vostro rimanga vostro, perché ciò che probabilmente non è ancora vostro, ma è vostro, perché voglio dirvi che tutto è compiuto su quella croce, per cui è stato già conquistato per voi da Cristo Gesù, quindi è già vostro. Ritorni pienamente, in piena consapevolezza, a essere totalmente vostro. Amen. Amen. Gloria a te, Signore. Alleluia. Mettiamo su ancora la gloria del Signore, la gioia del Signore, ragazzi, profeticamente. Signore, io metto sotto la tua giurisdizione in questo momento la difficoltà di ognuno di noi. In realtà io voglio proprio pregare per loro, come ministro di ognuno di loro. Io voglio chiamare la tua libertà, la tua spinta dal cielo oggi, Signore. Io mi accordo proprio con la tua grazia, con la tua misericordia. Io discuto la loro causa con te, Signore. Tu sei per loro. Io ti chiedo di parlare loro, per chi deve ancora fare il loro possibile, mettersi in gioco, avere il coraggio di andare in fondo. Dai una spinta, parla al loro cuore, perché tu hai messo dentro di loro il coraggio. Sii forte e coraggioso, vai fino in fondo, affronta quello che devi affrontare. Oggi te lo dice lo Spirito Santo, oggi il Signore te lo sta dicendo. Vai fino in fondo, affronta, sii coraggioso. E voglio invece pregare, Signore, per tutte quelle persone che stanno aspettando il miracolo, perché hanno già fatto il loro. Io chiamo la tua libertà. Diavolo, io leggo le tue mani, quelle di tutto il tuo esercito, lontano da quell'area che è già stata conquistata su quella croce quel giorno, nel nome di Gesù. Noi abbiamo appena superato la Pasqua, quei sepolcri sono stati aperti. Io chiamo liberazione nella Chiesa di Cristo adesso. Noi conquistiamo la nostra libertà in quell'area, in quel problema che è davanti a noi, nel nome di Gesù. E laddove c'è stato lutto in questo tempo, lutto perché avete perso familiari, Signore, io ti chiedo nel nome di Gesù un miracolo di gioia, come è successo con me nella morte di mia nonna. Tu puoi farlo, un miracolo creativo di gioia, di liberazione dal dolore del lutto. Tu puoi dare quell'idea strategica a chi ha perso il lavoro. Tu puoi rinsavire la fede e la gioia in questo tempo. Diavolo, io leggo le tue mani lontano dalla gioia della Chiesa di Cristo, nel nome potentissimo di Cristo, nel nome di Gesù. Ragazzi, 25 secondi per dichiarare che noi siamo liberi in Cristo Gesù. Dichiariamo che noi siamo ricchi in gioia e pieni di valore e pieni di autorevolezza nel nome potentissimo di Cristo. Ciao ragazzi, grazie di essere stati con me. Vi voglio bene. Voi avete il valore del corpo di Cristo dato per voi.